Salve amici di Flash in Cucina, oggi come dico io altra bellissima esperienza, mi trovo a Maie in provincia di Lecce, una fabbrica di cioccolato, sì. La Maio Arte Dolciaria, e qui di fronte a me ho il direttore dello stabilimento Roberto Marrocco. Ciao Roberto, buongiorno. Piacere, ciao. Grazie dell'ospitalità. È stato un piacere per noi ospitarvi. Bellissimo, bellissimo, veramente quello che ci hai fatto visitare e il come. Beh, e anche assaggiare. Assaggiare sì, però non volevo far venire troppa invidia agli amici di Flash in Cucina. Guarda, i tempi di Facebook sono velocissimi, volevo approfittare giusto per farti certo. Due domande. Innanzitutto ho visto all'ingresso diciamo una fotografia che ritraeva forse i fondatori di questa bellissima azienda. Ci vuoi raccontare un po' di storia? Sì, con piacere. L'azienda nasce nel lontano 1875 a Maglie, sempre dalla famiglia Maglio da più e più generazioni, fino ad arrivare a quella odierna del mio titolare, l'amministratore Maurizio Maglio. L'azienda nasce inizialmente come una locanda dove si effettuava il cambio di cavalli, quindi le persone che si spostavano nel territorio trovavano a Maglie un punto cruciale dove poter cambiare il cavallo e appunto mangiare qualcosa di caldo. Successivamente da locanda si trasforma in un bar con piccola produzione dolciaria. Ed è proprio qui che arriva la connessione con il mondo del cioccolato, che lo abbiamo fino ad oggi, fortunatamente. Il mondo del cioccolato nasce come ingrediente per ricoprire le lavorazioni più tipiche fatte in quel bar, ovvero la pasta di mandorle. Addirittura? Certo. Gli antichi pasticceri notavano che la pasta di mandorle, fatta con un alto tenore di mandorle e zucchero, con il passare del tempo cristallizzava. Quindi scoprirono che immergendola, tuffandola in del cioccolato, venivano preservati i profumi e soprattutto la morbidezza della pasta di mandorle. Quindi antichi pasticceri, come i più moderni biotecnologi alimentari, riuscivano a scoprire che questo conservante naturale, il cioccolato, faceva rimanere fragrante la pasta di mandorla profumata. Da lì la valorizzazione del mondo del cioccolato Maglio. È affascinante, non ne avevamo parlato poc'anzi, sì. Lo stai dicendo solo in questo momento, è molto affascinante questa storia. Come tanti prodotti sono nati a volte per caso, a volte magari dalle sperimentazioni certo. Di persone normalissime, magari ora sono avvalorate da scoperte scientifiche perché ci sia una sensibilità maggiore. Ma non mi volevo dilungare e volevo andare a un'altra domanda. Innanzitutto volevo raccontare, lo vedremo poi nelle fotografie, proprio la lavorazione artigianale che ancora in questo stabilimento moderno, dall'aspetto moderno, sicuramente con dei macchinari che agevolano, ma agevolano la lavorazione manuale, artigianale. Certo. Io ho visto proprio le persone che manualmente, con la propria bravura, facevano uscire il prodotto finale. Ecco, volevo che raccontassi, con la passione che tu hai messo poc'anzi quando eravamo dentro lo stabilimento, volevo che tu raccontassi agli amici Flash in Cucina il perché, il per come del cioccolato artigianale, perché forse ancora non si sa e non si conosce ancora, non si apprezza ancora così bene, ecco, e quindi dalle tue parole volevo capirne un pochettino di più e soprattutto che aiutasse anche i nostri amici a capire la bontà del cioccolato artigianale. Certo, il cuore della nostra azienda è senza dubbio un cuore artigianale. Proprio come abbiamo visto e come si vedranno dalle fotografie, molte produzioni sono fatte manualmente. La farcitura del fico con una mandorla e con la scorzetta di limone, la lavorazione della pasta di mandorle o i biscotti stessi, sono tutte delle lavorazioni assolutamente artigianali. Noi ci definiamo un'azienda con una portata industriale, ma appunto con un cuore prettamente artigianale. Beh, il cioccolato artigianale senza dubbio si distingue dal cioccolato comunemente presente sul mercato, chiamiamo industriale. Si distingue dalla scelta delle materie prime, sicuramente più ricercate, più selezionate, dall'ingredientistica stessa utilizzata, faccio un esempio classico, il tenore di burro di cacao utilizzato nel cioccolato soprattutto artigianale è solitamente più alto rispetto ad uno più commerciale. E quindi questo si ripercuote sul prodotto finito. Un prodotto finito che può essere guardato, può essere apprezzato, valutato.
Quindi un cioccolato artigianale ha dei tempi di lavorazione differenti rispetto ad un cioccolato appunto industriale e questo non fa che agevolarne il gusto e le sensazioni poi stesse che sprigiona all'ultimo. Quindi mi sembra di aver capito, anche se lo davo diciamo per scontato, un costo maggiore ovviamente per una ricercatezza delle materie prime, una maggiore Ovviamente. accuratezza, una lavorabilità che ovviamente ha un costo, un prodotto finito che ovviamente è un prodotto di alta e di alta qualità. Volevo allora sapere un'ultima cosa, se riesci a rispondermi velocemente. Il consumatore finale comprende al momento, o c'è bisogno ancora, come tanti altri prodotti, di un'opera di sensibilizzazione, in questo campo? Proprio brevemente, perché poi volevo Il salutarti. consumatore più attento comprende sicuramente l'importanza del cioccolato artigianale. Certo, un'opera di sensibilizzazione, come molti altri concetti, andrebbe spesa anche per il nostro piccolo mondo. Guarda, Roberto, ringrazio te, ringrazio ovviamente i titolari che mi avete dato questa possibilità, e ovviamente sempre Titti dell'erba di Ristoworld, perché tramite lei sono qui e ho visto questa bellissima giornata. Grazie, alla prossima. Perfetto, è stato un piacere.